Allora, facendo brambilla per un intervento, mentre si sistemava il microfono Moretto. Allora, brambilla Moretto, prego. Grazie Presidente. Allora, come ricordato dall'assessore, questa non è la prima volta che siamo di fronte a delibere del genere. La cosa che noi abbiamo sottolineato più volte, sia nelle commissioni che anche in aula, è che manca un coordinamento, quindi noi ripetiamo ancora una volta, spero che stiate lavorando per. Però le chiedo, in particolare a lei assessore, e poi anche all'assessore al welfare che non vedo però in aula, ci sono dei problemi di incompletezza dell'atto. Cioè, praticamente il Ministero a fine 2015, a inizio 2016, a febbraio, ha fatto la ripartizione del fondi secondo riparto PAC anziana e infanzia. Poi la Municipalità un anno dopo, praticamente a marzo 2017, ha riprogrammato le attività per anziani ed infanzia, elaborando un nuovo cronoprogramma. Ecco, per esempio, allegare il cronoprogramma nuovo nella delibera che va a variare sarebbe di aiuto anche per noi consiglieri di capire il perché si arriva sempre così con queste delibere. L'altra cosa che ci aiuterebbe a capire, si fa riferimento a diverse circolari della Direzione Servizi Finanziari circa le indicazioni da dare alle municipalità sugli atti da adottarsi in riferimento alle variazioni nel corso dell'esercizio provvisorio. Sarebbe opportuno per noi consiglieri avere copia di queste circolari che vengono mandate dalla Direzione Servizi Finanziari ai vari uffici decentrati o centrali per dire come dovete comportarvi con le variazioni di bilancio, perché vede il problema che poi arriviamo all'ultimo giorno, perché decade oggi questa delibera, visto che di ratifica ed è del 27 luglio, più 60 giorni, si arriva al 25 di settembre. Vuol dire che se non la ratifichiamo oggi, decade, bisogna fare un nuovo atto. E siccome ci sono dei termini per completare il cronoprogramma, per riuscire ad avere i fondi ministeriali e a non perderli, siamo molto preoccupati che siccome capita ogni volta, e questa volta arriviamo veramente all'ultimo giorno, allora, una volta per tutte, vogliamo fare uno un coordinamento, due vogliamo capire dai servizi finanziari perché si arriva sempre dopo. Questa delibera è di proposta del 30 maggio, cioè da maggio a luglio che arriva in giunta, cos'è successo? Perché passano due mesi perché questa proposta di delibera arriva in giunta il 27 luglio e ci deve essere proposta in consiglio a settembre? Cioè, qui non sta in piedi proprio tutto il sistema amministrativo di questo comune. Per cui, ovviamente, noi non possiamo andare contro una delibera che deve dare servizi essenziali. Ci asterremo per il metodo. L'ultima cosa che volevo chiedere all'assessore al welfare, assessore al welfare, che non c'è, però magari c'è. Qualcuno riporterà, è perché ha temporeggiato l'assessorato al welfare il riferimento invece del riparto anziani, che è 1 milione di euro per questa municipalità. Vuol dire che ci sarà poi un atto anche relativo al secondo riparto anziani per questa municipalità, ma siamo veramente troppo in là coi tempi e si rischia di perdere i fondi del Ministero, con grave danno al Comune. E infatti voi fate per urgenza dicendo se non si vota c'è un grave danno al Comune e in particolare a chi deve poi usufruire di questi fondi. Mi auguro e ci auguriamo che sia veramente l'ultima, l'abbiamo chiesto la volta scorsa, è passati due mesi, ci presentiamo con un'altra delibera, ce ne sono altre perché l'ha detto prima Moretto, nelle comunicazioni ce ne sono altre dei fondi PAC uguali che non si capisce perché siano comunicazioni e non variazioni di bilancio. Veramente ci asteniamo per far passare il servizio, però basta con questa modalità, perché altrimenti si vanno a perdere i soldi e poi non si può più dire non abbiamo i soldi perché lo Stato ce li taglia, si dovrà dire non abbiamo i soldi perché non siamo stati capaci di metterli a disposizione della città. Grazie.